La chiesa dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti sorge accanto alle mura medievali dell'antico castello di Serravalle. È una semplice architettura in stile gotico ad una sola navata. Ci siamo spostati all'interno ed ora vi chiederete, chi sono i Battuti? La loro storia inizia nel XIII secolo, quando schieri di penitenti esercitavano pubblicamente la pratica della flagellazione. Queste organizzazioni si chiamavano flagellati, poi Battuti. Essi formavano lunghe processioni da una città all'altra, implorando pace e punendosi con il loro flagello per i peccati commessi. I confratelli erano inoltre impiegati nell'esercizio della carità in favore dei poveri, dei carcerati e degli infermi. L'interno della chiesa subì varie vicende e manomissioni. Nel 1504 fu aperto a destra dell'altare maggiore una finestrella ad uso di reliquiario che si può vedere ancora oggi. Nel 1797, quando le truppe francesi del generale Massena occuparono Serravalle, utilizzarono l'oratorio ad uso di cucina e questo portò vari danni. Tutti gli affreschi erano ricoperti da uno strato di fuliggine e questo è testimoniato da un quadratino nero lasciato proprio per ricordare questo fatto. Fortunatamente nel 1875 la chiesa fu dichiarata patrimonio nazionale e quindi tutelata. Siamo ora di fronte alla parete absidale dell'oratorio, in cui è rappresentata la crocifissione di Cristo. Osserviamo ora due particolari, la figura del centurione romano e le insegne, per mostrarvi come quest'opera sia dettagliata. Guardando l'uomo si può ammirare il suo abbigliamento caratteristico, che porta ad identificarlo come un importante ecclesiastico di Serravalle, oppure come lo stesso committente dell'affresco. Le sventolanti insegne ci danno invece informazioni sul periodo della crocifissione. La bandiera romana, con l'acronimo SPQR, ricorda infatti il periodo dell'occupazione. Invece la bandiera raffigurante lo scorpione ricorda le forze del male che sono appena state sconfitte. Come avete già notato, ci sono moltissimi affreschi, ma nonostante i personaggi raffigurati siano molti, riusciamo sempre a individuare i più importanti. Secondo voi, il personaggio con la veste rossa, chi è? Un santo o un contadino? Questo è San Lorenzo. Lo si riconosce sempre perché indossa una veste rossa, detta veste dalmatica. Alle mie spalle c'è la prima campata e vediamo le opere del santo. In alto vediamo la decapitazione del suo maestro, Papa Sisto II, che gli consegna i beni della chiesa da distribuire ai poveri. Nell'immagine a fianco, infatti, il santo si occupa di distribuirli. Successivamente viene imprigionato, ma questo non lo ferma dalla sua missione di convertire i pagani. Lo vediamo infatti da sinistra verso destra, mentre catechizza e battezza prima i carcerati, poi il popolo attraverso le sbarre e infine un romano. Adesso ci spostiamo nella seconda campata, dove lo vediamo mostrare al giudice il vero tesoro della chiesa, ovvero i poveri. Tuttavia il giudice non accetta questo dono, che non ha nulla a che fare con il denaro, e lo condanna. Nell'immagine successiva vediamo il santo mentre gli vengono strappate le vesti e viene torturato. Per scoprire come va a finire la storia di San Lorenzo, dobbiamo tornare nella prima campata. Sebbene questa parete sia molto rovinata, riusciamo comunque a osservare i momenti più importanti del martirio del santo e ad ammirare la realizzazione dei personaggi. Nella parte più rovinata vediamo San Lorenzo mentre viene torturato da due sgherri. La parte che ci è giunta meglio conservata rappresenta la famosa morte sulla graticola. Vediamo il San Lorenzo legato e disteso su di questa, mentre gli sgherri che prima lo stavano torturando attizzano il fuoco. Il tiranno guarda dall'alto del balcone. Finalmente vediamo l'anima del santo, una volta morto, che viene portato in alto verso Dio da due angeli. Ci troviamo ora di fronte agli affreschi riguardanti episodi della vita di San Marco. La parete può essere divisa in due parti. Nella parte inferiore sono raffigurate la Vergine con quattro santi, in parte deteriorati per la sovrapposizione dell'originaria pala d'altare.
Nella parete superiore, invece, sono raffigurati episodi della vita di San Marco. In particolare, è raffigurato un miracolo dell'Evangelista. Egli, infatti, guarisce con uno sputo e con il segno della croce il ciabattino che si era trapassato una mano con un punteruolo mentre aggiustava le scarpe del santo. Sulla volta della prima crociera sono affrescati i quattro evangelisti con il rispettivo simbolo. Essi sono seduti in ampi sedili lignei di stile gotico chiamati stalli. Partendo dalla vela di sopra della crocifissione e proseguendo poi verso destra si susseguono San Marco con il leone, San Matteo con l'angelo, San Luca con il toro ed infine San Giovanni con l'aquila. Di fronte agli evangelisti troviamo un banco sul quale c'è un foglio ove sono scritte le prime parole in caratteri gotici di ogni singolo Vangelo. Tutte le figure, e in particolar modo quella di San Luca e San Giovanni, sono rappresentate in modo molto realistico. Infine, una fascia con decorazione a nastro corre alla base delle vele dove gli archi si raccordano. Nella seconda volta sono rappresentati quattro dottori della Chiesa, anch'essi seduti in ricchi sedili gotici. Essi presentano alla loro destra l'emblema dell'Evangelista che hanno commentato, mentre alla sinistra un episodio della vita di Cristo. Appaiono in ordine San Girolamo con l'angelo e la crocifissione di Cristo. Proseguendo poi verso destra troviamo Sant'Ambrogio con il toro e il Cristo nella culla. Gregorio Magno con il leone e la risurrezione di Cristo ed infine Sant'Agostino con l'aquila e il Cristo che parla con la Samaritana. Questi personaggi, in confronto a quelli della prima crociera, denotano maggiore dolcezza, infatti particolare cura data alle vesti, come a sottolineare la dignità del grado. Inoltre, qui, la decorazione a nastro non si limita a correre lungo la base delle volte, ma le incornicia completamente. Il sott'arco raffigura Cristo benedicente e i 12 profeti. Cristo benedicente è la figura più importante ed è rappresentata in centro, in alto. I 12 profeti portano in mano un foglio di pergamena in cui sono scritti in caratteri gotici i loro nomi. In questo pilastro è raffigurata Sant'Augusta, che tiene nella mano la palma simbolo del martirio. Sant'Augusta è patrona di Serravalle e, insieme a San Tiziano, patrona di Vittorio Veneto.